ho svanito nel finale. Sì, siamo riusciti a rimettere una partita in piedi dopo un inizio, diciamo, non ce l'aspettavamo perché loro sono partite fortissime e noi abbiamo, diciamo, non preso sotto gamba, però non siamo partiti alla stessa intensità loro e ci hanno punito perché lì c'è una grande squadra. Poi siamo rientrati il secondo tempo con una giusta testa e siamo riusciti a rimettere la partita in piedi. E poi quel gol, Falco ha fatto una grande giocata, potevamo fare meglio sicuramente, però il calcio è anche questo e siamo dispiaciuti. Gela, oltre ripresa la partita, testa bassa e il predice è stato un po' un araghiri essersi buttati tutti avanti. Sì, più che altro essersi buttati tutti avanti non è quello secondo me, perché era un'azione di 3 contro 2, loro in inferiorità numerica e abbiamo sbagliato una palla in uscita. Loro sono ripartiti, ma sempre in inferiorità numerica, poi Falco ha fatto una giocata che è riuscita a riportare il risultato sul vantaggio. Noi potevamo fare sicuramente meglio, però è andata così e niente, ora abbassiamo la testa e continuiamo a lavorare. Dopo la sosta c'è il derby di Crotone, un'altra sfida contro una squadra che non sta andando benissimo, è una sfida importante per entrambi. Sì, ora c'è questa sosta, sinceramente non ci voleva perché diciamo che stiamo con la testa, diciamo siamo abbattuti, quindi dovremmo tenere questo periodo non bello per una settimana in più, dovremmo aspettare la partita, diciamo, non in un clima serenissimo, dovremmo continuare a lavorare, però dobbiamo metterci del nostro, riuscire a stare sereni ed affrontare questa partita che non sarà facile nel migliore dei modi, perché il Crotone è in una posizione di classifica, diciamo, un po' deficitaria, però è una grande squadra e sicuramente contro di noi il derby vorranno vincere. Una doppietta che arriva dopo l'annuncio del procuratore del rinnovo con Napoli di 5 anni. Sì, ma avevo rinnovato con Napoli prima di venire qua, non so come sia uscita, a luglio ho rinnovato, quindi come il procuratore l'ha detta settimana scorsa in una trasmissione cosentina. Sì, vabbè, comunque a prescindere da quello io penso a fare bene qui, voglio fare più gol possibili per dare una mano alla squadra a salvarsi, che è il nostro obiettivo, e oggi non è stato così, anche se ho fatto 2 gol che non sono serviti a nulla e questo è il mio più grande rammarico. Raccontaci questi in Serie B, capocannoniere di questa squadra, cosa significa? Ma qualcosa significa, può essere che sono fortunato o può essere che lavoro bene e faccio le cose che devo fare. Quando uno lavora bene le cose vengono, non penso di essere né un fenomeno né un giocatore scarso, sono un giocatore normale che lavora e tutti i giorni dà il massimo. Raccontaci i 2 gol così poi ti liberiamo e questa adrenalina che dà il pubblico del San Vito. Ma i 2 gol, il primo è nato su una bella palla messa da Baez, ho attaccato il secondo palo perché ci ho creduto, ho fatto gol. Il secondo sempre Baez ha fatto una grande azione e mi ha servito la palla, poi sono stato bravo a calciare bene. Il boato del San Vito è una cosa che non è paragonabile a nessun'altra squadra in cui ho giocato. Mi dispiace soprattutto per i tifosi, per loro, perché non meritano quello che ora noi stiamo facendo. Perfetto. Ancora una volta ti ha fatto sentire positivamente, mostrando tutte le tue caratteristiche al 100%. Ti senti ormai un esterno di assoluto come per questa squadra? Ma il mister mi chiede determinate cose sia quando gioco punta che quando gioco esterno. Sinceramente io preferisco, non preferisco avere una posizione, diciamo, ferma in campo, mi piace muovermi come ho fatto sul secondo gol, che ho attaccato la porta al centro, alle spalle dei difensori, perché riesco a stare più vicino alla porta e riesco, diciamo, a calciare qualche colpo dal cilindro. Niente, poi che gioco esterno, che gioco punta, seconda punta, diciamo che non mi cambia niente, cerco sempre di fare il mio meglio. Grazie. No, mi ha detto che potevamo recuperare questa partita come poi è stato e che devo dare qualcosina in più perché ho la possibilità di farlo. Perfetto, grazie a tutti.